Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Oggi sono qui in compagnia di Cui i9 Pro, un bel tablet con un display da 8.4 IPS venduto a meno di 100 euro. Vediamo di cosa si tratta. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Eccolo qui il nostro tablet, io l'ho già estrapolato dalla confezione, se vi interessa dare un'occhiata all'unboxing per vedere anche l'alimentatore e lo strumento per l'estrazione del pin che viene fornito in dotazione, vi rimando al video appunto sull'unboxing che abbiamo proposto qui sul canale qualche settimana fa. Ok, diamo un'occhiata a quello che ci offre il tablet dal punto di vista dello chassis, quindi sull'esterno abbiamo appunto la porta USB Type-C. Qui di fianco il connettore per le cuffie, proseguendo sul lato abbiamo questo bel pulsante rosso per l'accensione e il bilanciere per il volume. Sotto invece non c'è niente, mentre sull'altro lato è anch'esso pulito. Vi segnalo una cosa, un aspetto molto importante, caratteristico di questo tablet. Qui di fianco alla presa per le cuffie è presente appunto il carrellino per inserire due nano SIM oppure una nano SIM e una micro SD. Questo è appunto importante perché significa che questo tablet ha appunto connettività 4G e può essere utilizzato con una SIM dati. Il retro invece è realizzato in questo materiale nero, la colorazione che mi hanno spedito in prova sembra metallo, in realtà è semplicemente un plasticone. Qui in alto invece abbiamo l'obiettivo della fotocamera principale. Per quanto riguarda il resto dell'aspetto estetico, qui sotto abbiamo questa gradevole linea appunto in metallo che corre tutto lungo la larghezza del tablet. Ce l'abbiamo sia in alto che in basso. Qui in basso invece troviamo la griglietta per l'altoparlante. Venendo al frontale, notiamo subito che qui sotto non ci sono tasti fisici, quindi questo spesso bezel, questo mento che abbiamo qua sotto è completamente inutile, proprio perché i tasti di navigazione di Android sono a video. In alto invece abbiamo l'obiettivo della webcam frontale e lo speaker. Lo schermo ha una diagonale di 8.4 pollici. A mio avviso si tratta di un buon formato, sufficiente a differenziarlo dagli smartphone da 5.5 pollici che ormai abbiamo tutti in tasca, senza però sfociare negli ingombri eccessivi dei tablet da 10 o più pollici che li rendono poco maneggevoli e difficili da utilizzare senza ad appoggiarsi su un tavolo. Invece questo tablet Cui, appunto, grazie al formato 8.4 pollici, è abbastanza maneggevole. Vediamo se riesco a fare un confronto. Questo, ad esempio, vediamo di girare lo schermo, ecco qua. Tanto per fare un confronto, questo è il mio telefono principale, in questo momento è uno Xiaomi Mi Max da 6.44 pollici, quindi come vediamo la differenza anche rispetto a uno smartphone dalle grandi dimensioni è appunto notevole. Vediamo se riesco a prendere, eccolo qua, uno smartphone un pochino più piccolo. Questo è un Moto G di prima generazione, tanto per intenderci la differenza comunque c'è, quindi indubbiamente il valore aggiuntivo della grandezza del tablet c'è come, quindi nonostante gli smartphone stiano crescendo questo rimane abbastanza ben differenziato. L'ago della mia bilancia da cucina pesa 350 grammi circa, si è fermato a 350 grammi circa quando ho appoggiato questo tablet. Questa è una delle principali critiche che faccio a questo device, nel senso che 350 grammi in una mano sola sicuramente si sentono un po', soprattutto dopo che ce li abbiamo nel polso, soprattutto se lo cerchiamo di utilizzare magari tenendolo a mezz'aria perché dobbiamo ad esempio leggere oppure utilizzarlo per il web, ad esempio scrollando le pagine in modo prolungato. Ecco, 350 grammi è più o meno in linea con la concorrenza per questo tipo di formato, però ripeto, dopo un po' che ce l'abbiamo in mano comunque si sentono. Per il resto la qualità costruttiva è comunque molto buona, l'unico aspetto che non mi è piaciuto è più che altro di design e riguarda appunto queste spesse cornici nere che abbiamo sopra e sotto. È vero che generalmente si dice che
sono necessarie per impugnarlo meglio quando lo prendiamo, però di fatto comunque gli danno un aspetto budget, diciamo così, gli danno un aspetto poco premium rispetto ad altri smartphone, soprattutto vista che i nuovi Galaxy hanno veramente cornici strettissime in confronto. Ecco, queste spesse cornici sopra e sotto si fanno notare negativamente. Lo schermo di questo tablet è veramente molto molto buono, secondo me. L'azienda ha evitato i display a più bassa risoluzione, ha messo un LED IPS, quindi un in-plane switching, da 2560x1600 pixel, che spalmati sugli 8.4 pollici di diagonale portano ad una definizione superiore ai 359 dpi. Tanto per avere un metro di paragone, se ricordiamo che la risoluzione di 1920x1080, quindi quella standard per gli smartphone, spalmata sui 5,5 pollici, si traduce in 400 dpi, quindi siamo generalmente in linea di massimo un peletto sotto rispetto alla qualità, alla risoluzione degli smartphone, però ecco, 359 dpi è comunque buona. Io l'ho utilizzato in pratica, questo non ci impedisce la lettura o comunque di gustare le pagine web o tutti gli usi tipici con cui faremo di questo tablet. Dal mio punto di vista empirico, la riproduzione dei colori è buona, la luminosità sufficiente un pochino in tutti gli scenari d'uso. Ovviamente un tablet è studiato per essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, quindi molto bene all'interno, non ho mai avuto nessun problema un po' in tutte le condizioni di illuminazione, mentre invece sotto alla luce diretta del sole diviene illeggibile, però basta spostarsi all'ombra per risolvere. In altre parole, non pensate di utilizzarlo sul lettino della spiaggia la prossima estate, anche se questa è una prova che nessun apparecchio che io abbia mai provato ha effettivamente superato. Va benissimo per leggere qualcosa mentre aspettiamo l'autobus o comunque all'aperto, però ecco, non è un tablet che possiamo utilizzare sotto la luce diretta del sole. Un problemino che ho rilevato è riguarda appunto il touch, la rilevazione del touch sugli elementi microscopici, come possono essere ad esempio le X di chiusura di Chrome. Come vedete, ecco, l'ha fatto anche adesso. Se non siamo veramente molto precisi a toccare il bersaglio, lo schermo non rivela il nostro touch. Non ho capito se questo sia un problema hardware oppure software, però ecco, ripeto, si manifesta, l'unica circostanza in cui l'ho rilevato è appunto come elementi microscopici, come la X per chiudere la tab. Ecco, vedete, anche in questo caso non lo fa esattamente sempre, però può succedere che il tocco non venga rilevato alla perfezione. Non è un grosso problema, non mi ha disturbato tutto quanto, lo segnalo più che altro per dovere di cronaca. Dicevamo, un tablet LTE 4G, quindi c'è anche appunto la possibilità di inserire una SIM e quindi di fare telefonate. Il problema principale che io ho segnalato anche nella review è il fatto appunto che, portando al viso un tablet da 8.4 pollici, farà probabilmente un po' sorridere i passanti, però ecco, per chi lo desideri è utilizzabile anche come telefono. Ovviamente lo scopo di inserire la SIM non è quello, solo quello di permetterci di telefonare, ma anche quello di utilizzare la connettività dati mobili anche lontano dal wifi. La CPU che troviamo all'interno di questo tablet è una MediaTek, in particolare un Helio X20. Si parla di un deca-core, addirittura il materiale marketing parla di un deca-core, però in linea di massima è un modello di fascia media. Ci sono due core per i carichi di lavoro pesanti, quattro per i carichi medi e altri quattro a bassissimo consumo. Quello che conta, al di là dei benchmark, teniamo presente che si tratta comunque di una CPU di fascia media, ma comunque nell'uso quotidiano, nell'uso reale, io non ho rilevato particolari impuntamenti, quindi secondo me il processore di questo tablet è, se non altro, quantomeno adeguato al tipo di lavoro che dovremmo farci. Quello che invece è un pochino sottotono è la GPU. Si tratta di una Mali T880 a 850 MHz di fascia equivalente al processore. Però si tratta comunque di una GPU di fascia media. Sì, funziona bene, ma non è quello che esattamente possiamo indicare per i gamer più esigenti. Questo tablet fondamentalmente va benissimo tutto quello che possiamo pensare di fare, ma i videogiochi hanno qualche problemino, nel senso che funzionano bene, si aprono, lo vedremo tra poco, però non sono esattamente sempre fluidi e bisogna comunque accettare qualche micro scattino di tanto in tanto.
Se siete interessati ai benchmark, eccoli qua, diamo un'occhiata veloce, in particolare su Geekbench 4 ha fatto 1775 punti per il single core, 4369 sul multicore. Nell'articolo che ho pubblicato su turbolab.it trovate anche tutti gli altri dettagli. In particolare anche quello che dicevo prima, il test di 3D Mark non è proprio uno dei più lusinghieri, il punteggio non è elevatissimo. Ha fatto 914 nello Slingshot e 669 nello Slingshot Extreme in modalità OpenGL, quindi ecco, non siamo proprio su livelli di performance stellari. Per quanto riguarda lo storage, questo modello che mi hanno inviato ha 32 giga di spazio on board. Io in questo momento ho già installato qualche gioco, ho già installato un po' di materiale aggiuntivo per le mie prove, perché l'ho concretamente utilizzato negli ultimi giorni e sono appunto al 60% di utilizzo. Mi viene da dire, l'ho già detto anche in passato, che secondo me 32 giga di spazio sia su un tablet che su uno smartphone sono la dimensione che reputo comunque giusta per non esplodere con il prezzo da un lato, ma avere comunque a disposizione abbastanza spazio di archiviazione locale. Se dovessimo esaurire lo spazio on board, c'è appunto la possibilità tramite il carrellino laterale di inserire una micro SD. Si parla di capacità massima fino a 128 giga, quindi in buona sostanza possiamo espandere lo spazio finché vogliamo. Ecco, veniamo alla prova per quanto riguarda l'audio. Ecco, questo è un video musicale, sentiamo come si sente. Ecco, io fondamentalmente ho rivolto le casse verso il microfono che uso per registrare la voce, il volume era appunto al massimo. Il problema delle casse è probabilmente l'orientamento e le piccole dimensioni della gratta, nel senso che i suoni escono appunto da questa piccola gratta posizionata sul retro, quindi è messa in una posizione abbastanza strategica, tanto che non copriamo comunque con il palmo della mano la gratta, proprio perché è posizionata verso l'alto, quindi quando lo teniamo stretto in questo modo, ecco che la gratta non viene coperta. Il problema però è che lo speaker è abbastanza piccolo, quindi il suono non è estremamente forte e soprattutto è molto piatto, nel senso che manca completamente qualsiasi tono basso, i bassi sono totalmente assenti. Quindi ecco, per capirci, gli altoparlanti in dotazione è adeguato per guardare distrattamente un video su YouTube oppure fare una partita veloce a un videogioco. Se però abbiamo intenzione di gustare un film intero, magari perché è ricco di esplosioni, è uno degli ultimi film degli Avengers o qualcosa del genere, l'uso di un paio di cuffie è altamente consigliato. Per quanto riguarda la connettività, la radio integrata supporta tutte le versioni di Wi-Fi di corrente generazione, compresa la 802.11ac, quindi ci sono tutte. Io non ho avuto nessun problema ad agganciarmi alla mia rete 802.11n di casa e anche proprio a quella a 5 GHz. Il Bluetooth invece si ferma a 4.1, quindi nessun problema con tutte le cuffie auricolari di corrente generazione, ma appunto potremo avere qualche limitazione quando usciranno i prodotti di generazione successiva, quindi Bluetooth 5. Vado velocissimo per quanto riguarda le fotocamere. Sì, ci sono delle fotocamere, una anteriore e una principale posteriore, però ecco, sono di qualità abbastanza scadente, nel senso che i dettagli sono sempre abbastanza difficili da catturare, sono morbide, ecco, diciamola così. In questo momento ad esempio sto avendo anche qualche difficoltà con il fuoco, però non è quello il problema principale. Il problema principale è dovuto proprio al fatto che oltre a catturare pochi dettagli, le foto sono sempre abbastanza morbide, soprattutto lungo i contorni, quindi qualsiasi telefono di generazione precedente che abbiamo probabilmente in tasca ci offrirà risultati notevolmente migliori. La cam anteriore funziona grosso modo sullo stesso livello qualitativo, quindi non troppo eccelso, va bene per fare delle chiamate con Skype e Hangout, però ecco, non lo utilizzerei se sono in una situazione business nella quale magari ho bisogno di andare a farmi vedere bene perché ho bisogno di trasferire una credibilità professionale. Vi segnalo rapidamente che manca il lettore di impronte digitali, non è che sia un grosso problema, però io sono abituato ad averlo sul mio telefono e quindi tutte le volte che vado a sbloccare
sbloccare questo tablet bisogna o impostare la sequenza oppure digitare il PIN oppure lasciarlo senza blocco se ce l'abbiamo sempre a casa. Non è un grossissimo problema, ecco, però lo segnalo perché io personalmente ne ho sentito la mancanza. Veniamo all'autonomia della batteria. Mi è piaciuta molto soprattutto perché il tablet ne monta una batteria da 500 mAh, che sarebbe un numero strepitoso in ambito smartphone, ma per quanto riguarda i tablet sono fondamentalmente questi i numeri che girano. Fortunatamente il sistema è estremamente bene ottimizzato e ci consente di coprire una giornata abbondante senza grossi problemi, anche a fronte di utilizzo spinto. Ad esempio, io per la mia valutazione della batteria ho acceso il tablet alle 7 di mattina, l'ho utilizzato intensamente per tutta la giornata tra videogiochi, YouTube, tanto web, l'ho provato durante un weekend, un paio di telefonate, soprattutto web sotto internet, sotto wifi, ma anche un paio di ore in 4G. Nella serata dopo cena l'autonomia si attestava ancora attorno al 28%, quindi più che sufficiente per guardare un film completo in full HD e leggere le notizie il giorno dopo. Quindi il giudizio sulla batteria è estremamente positivo. Veniamo alla dotazione software. È uno degli aspetti che mi è piaciuto di più ancora di questo tablet. Come vediamo, l'interfaccia è bene o male quella di Android standard, quindi Chewy non ha applicato le pesanti skin o i pesanti launcher che vediamo in uso anche su molti altri telefoni. Qui è bene o male stock Android, ci sono pochissime app preinstallate di default, in particolare ho trovato questo file manager e poco altro. Ci sono un paio di impostazioni customizzate che sono ereditate probabilmente dal processore MediaTek, ma niente di particolare. Dal punto di vista software questo è sicuramente un ottimo tablet, è una cosa che io apprezzo sempre moltissimo. In realtà il launcher non è quello di Google, in realtà non è né il Google Now né il Pixel Launcher, ma si chiama Launcher 3. È un progetto open source scaricabile che però comunque è piuttosto simile a quello a cui siamo abituati, ecco, anche sugli stock Android. Quindi in linea di massima, di nuovo, non ci sono grossi problemi. Chiaramente siamo sempre liberi, se questo particolare launcher non ci piace, a me personalmente è piaciuto, però è una questione di gusti, di installare nuovo launcher oppure altri strumenti alternativi. Però ecco, anche nelle impostazioni si vede molto bene, non ci sono quegli stravolgimenti che abbiamo visto su tanti altri telefoni cinesi. In particolare questa dovrebbe essere una ottimizzazione del processore MediaTek, quindi ereditata dalla dotazione base del firmware MediaTek, però ripeto, non c'è nient'altro in più che non si possa disinstallare. A parte questo, già alla prima accensione del tablet troviamo già presente e funzionante, non ho avuto nessun problema, il Play Store, quindi anche in questo caso è già tutto pronto all'uso, e la dotazione standard della suite di uso Google, quindi non è un telefono di quelli di importazione che dobbiamo poi fare i salti mortali per installare le suite Google, è già tutto pronto all'uso. La versione di Android in uso è la 8.0. In realtà in questo momento è già uscita Android 8.1 per quanto riguarda gli aggiornamenti incrementali, ma è anche disponibile già Android 9, quindi diciamo il tablet esce già un pochino con un software obsoleto rispetto allo standard odierno. Quindi Android 8 costituisce una buona base di partenza, però chi acquista un prodotto come questo deve tenere in conto prima dell'acquisto che probabilmente il device nascerà e morirà con questa versione di Android. Sarei molto stupito se dovesse ricevere un upgrade. Magari possiamo sperare che possa uscire Android 8.1, anche se francamente non ci metterei la firma. Però ecco, per già pensare che possa arrivare Android 9 è estremamente, secondo me, una forzatura, è estremamente improbabile che questo avvenga. Bene, cosa dire quindi in conclusione? Questo tablet mi è veramente piaciuto. Nel corso della mia prova si è confermata l'impressione positiva che avevo già avuto e vi avevo già espresso durante l'unboxing. Il tablet costa poco, è veloce, funziona bene e soprattutto il fatto che non abbia delle skin aggiuntive ma monti una versione pulita di Android 8 per me è veramente un big plus.
Quindi, se volete una raccomandazione, se siete in cerca di un tablet con questo specifico formato 8.4 pollici, secondo me questo è un buon acquisto. Ripeto, il peso è probabilmente un pochino incisivo, quindi si sente un po' sul polso se lo tenete con una mano sola, ma in linea di massima comunque è in linea con anche i concorrenti, e comunque siamo comunque davanti a un tablet da 100 euro, quindi non possiamo aspettarci il massimo. Lato prestazioni, è veloce, funziona bene, la navigazione in generale è sempre fluida, anche se, come abbiamo visto, i benchmark non sono proprio al top per i modelli dell'attuale generazione. Però questo veramente poco importa, perché nell'utilizzo quotidiano che ne faremo probabilmente non avremo dei grossi problemi. Non è un tablet certamente per chi cerchi le massime prestazioni o per chi sia interessato a fare gaming pesante, proprio perché appunto il processore e tutto il sistema, la CPU, il SoC, quindi è di generazione precedente. Però per il momento funziona molto bene, soprattutto se dobbiamo utilizzarlo per leggere o per l'attività di navigazione sul web, per l'accesso ai social o per scambiare messaggi, anche appunto in modalità grazie alla presenza della radio LTE, quindi del 4G, che ci permette di utilizzarlo anche lontano dal wifi, e questo è un ottimo plus. Soprattutto, ripeto, in questa fascia di prezzo non c'è moltissima concorrenza che unisca tutta questa qualità ad anche la possibilità appunto di connettersi in mobilità tramite l'LTE 4G. Quindi, giudizio conclusivo, secondo me molto positivo per questo tablet. Ovviamente, se pensate di utilizzarlo anche per lavorare, tenete presente che siamo comunque davanti a una diagonale di 8.4 pollici, quindi le immagini, soprattutto se decidiamo di affiancare due finestre tramite la funzionalità di Android, non saranno molto grandi, quindi per lavorare in mobilità si può andare bene, ma non aspettiamoci veramente di fare del lavoro di produzione di contenuti in qualità ed in modo veramente pratico. Se questo tablet vi ha impressionato e volete acquistarlo, come al solito trovate il link a GearBest qua sotto nella descrizione del video. È un link tracciante, quindi riceverò una commissione se acquisterete seguendolo, e vi ringrazio in anticipo se lo farete. Se invece volete acquistare direttamente, nessun problema, andate sul sito gearbest.com, cercate appunto Cui i9 Pro, i9 Pro con LTE, e dovreste trovare il prodotto. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Come al solito, se vi è piaciuto vi chiedo di cliccare mi piace qua sotto, per me è sempre molto importante, quindi vi ringrazio di cuore in anticipo se lo farete. Per essere invece informati ogni volta che pubblico un nuovo video, ricordatevi di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e anche sulla piccola campanella che si trova di fianco per ricevere una notifica. Alla prossima, ciao!